Buonasera Bianchina, questa volta mi consenta di parlare un attimo del congresso sulla famiglia che si è svolto la scorsa settimana a Verona. Ma cosa significa per me la famiglia? Certamente un nucleo composto principalmente da una moglie e un marito che si rispettano reciprocamente. Un marito si sveglia la mattina e grida il caffè. La moglie lo serve direttamente a letto. L'uomo non muove un muscolo e ingurgita il suo caffè per mezzo di un imbuto, naturalmente senza scottarsi. Il caffè viene bevuto tiepido. Poi la sera, quando il marito torna a casa dopo che è andato a zappare la terra o a caccia di cinghiali, si accomoda sulla poltrona e la moglie gli toglie le scarpe e gli infila pigiama e ciabatte. Naturalmente la cena prevede ogni sera una pietanza diversa, a sorpresa, ma sempre capace di accontentare e di soddisfare i gusti dello stanco e affamato capofamiglia. Il consumo del cibo lascia poi spazio al consumo dell'atto sessuale. In questa maniera si digerisce e ci si stanca bene bene per favorire l'arrivo di un sonno ristoratore senza interruzioni.